Salve a tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi girerò per voi un beauty haul da 20 prodotti comprendenti skincare, haircare, makeup, profumi e chi più ne ha più ne metta. Io sono terrorizzata all'idea di parlarvi di così tanti prodotti all'interno di un video solo. Dunque, se non siete ancora iscritti al canale, evviva di farlo, fatelo e per il resto iniziamo subito. Iniziamo da un prodottino che mi è stato offerto da Mercy Andy tramite Octoly e del quale ero contenta di parlarvi perché secondo me sarebbe un regalino da accompagnare magari a qualcos'altro veramente molto molto carino. E questo qui è l'ornamento di Natale di Mercy Andy che all'interno ha uno dei loro gel igienizzanti per le mani in un formato da 30 ml. Questo qui è nella profumazione Magic Diamond. Sì. Ci sono i glitter all'interno. Io utilizzo i gel igienizzanti di Mercy Andy ormai da anni. Ne ho uno in utilizzo al momento, li ho regalati a mia madre, alle mie amiche, eccetera, eccetera. Mi piacciono particolarmente perché, uno, profumano. Sì, la base alcolica si sente comunque all'interno della profumazione, però hanno un odorino niente male. Questo qui è quasi di cotton candy, di zucchero filato. Molto carino. E poi mi piacciono tanto per via del formato super mignon, perché io spesso magari esco senza borsa, perché esco a portare fuori il cane e robe del genere, e lui è l'unico gel igienizzante che ho che mi entra tranquillamente in tasca. Se state facendo un regalo a qualcuno nella vostra vita che potrebbe apprezzare un gel igienizzante quando è all'interno dei glitter, cioè praticamente se all'interno della vostra vita avete me, lui sarebbe un pensierino economico veramente carino da fare a Natale. Poi mi è arrivata una parte della collezione natalizia di Lush e c'erano questi due prodotti all'interno. E il primo è lo Snow Fairy ed è il gel doccia in un formato da 100 ml. Snow Fairy è una profumazione iconica all'interno dell'universo Lush e di solito arriva appunto con il Natale. È un bagno doccia rosa che all'interno ha micro glitter blu che tendono al viola. Innanzitutto, al contrario degli altri bagno doccia Lush, i micro glitter non rimangono attaccati al corpo, che è una cosa che mi ha fatto dispiacere parecchio perché io, se non si fosse capito, adoro i glitter. La peculiarità comunque di questo bagno doccia è indubbiamente l'odore, perché ragazzi, questo sa di bubblegum anni 90. Avete presente quelle chewing gum gigantesche a palla che compravate dai distributori che perdevano il sapore nel giro di tipo 20 secondi, però vi rimanevano attaccati al palato per la settimana successiva? Snow Fairy è una profumazione che deve piacere. Io personalmente la adoro follemente perché appunto mi ricorda tutta la mia infanzia e preadolescenza, però sappiate anche che è una profumazione persistente, cioè dovete essere pronti per Snow Fairy. Se lo siete, è la perfezione. In più, come tutti i bagno doccia Lush che ho mai provato, è un prodotto estremamente di qualità. Lava molto bene il corpo, molto morbido sulla pelle, non fa tantissima schiuma e idrata parecchio. E in generale, anche lui, regalo di Natale veramente stupendo. Parliamo adesso, a sorpresa, del primo prodotto Lush con cui io mi trovo veramente male. Non mi è mai capitato. Ho provato tantissime cose di Lush e tanti prodotti, sì, mi sono piaciuti, ma non li ricomprerei. Ma non mi era mai capitato di trovarmi male. E io mi sto trovando male con lui. E lui è il balsamo corpo, sempre nella profumazione Snow Fairy, in un formato da 100 grammi. Un balsamo, nel senso esattamente la consistenza di una crema corpo, che, madò, c'è un odore di Snow Fairy pazzesco, ragazzi. Non perdiamoci per strada perché sono arrabbiata. Lush sul suo sito, e sono andata a ricontrollare questa informazione veramente un triliardo di volte, consiglia, dopo la doccia, di applicare questo balsamo corpo sul corpo e poi risciacquare. C'è la parola risciacquare sul sito di Lush, io ve lo giuro. Ragazzi, sto prodotto non si risciacqua. Cioè, a me questa sembra una crema corpo, sinceramente. Quando mi è arrivata, ho detto, ok, va bene, è una crema corpo in un formato da 100 grammi. No, sto prodotto va risciacquato. Io non capisco come pensano che si possa fare, perché ogni volta che provo a risciacquarlo e ho provato ad applicarlo sia su pelle umida che su pelle asciutte, eccetera, eccetera, non si sciacqua. Rimane dov'è? Rimane una patina, un ticcia di grasso sulla pelle, che è quella patina che si ha quando si prova a risciacquare un prodotto che non andrebbe risciacquato. Io sinceramente non lo capisco. Starò sbagliando io qualcosa? Molto probabile. Sta di fatto che io lo utilizzo come primo passaggio sotto la doccia e poi devo andarmi
insaponare di nuovo con un altro bagnoschiuma, perché altrimenti io esco dalla doccia più sporca di quanto ci sono entrata. Mi dispiace tantissimo. Continuiamo con Momo Cosmetics. Momo Cosmetics è un brand italiano gestito da donne che io apprezzo particolarmente. Ho avuto modo di provare tantissime loro referenze nel corso dell'anno appena passato, che è appena uscito sul mercato con lui. L'hanno inviato in anticipo per testarlo e io devo dire di essere entusiasta. E questo qui è un balsamo della buonanotte in un formato da 30 ml. Io sono una consumatrice abbastanza assidua di questa tipologia di prodotto, ma per chi non sapesse di che cosa si tratta appunto di un balsamo che tu vai a prendere con il dito e prima di andare a dormire vai a mettere nei punti strategici del corpo, dunque sulle tempie, qui nell'incavo delle clavicole, sbaglio sempre il nome di questa parte del corpo, all'interno dei polsi e sulla punta delle dita, e aiuta a prendere meglio sonno e più in fretta. Da persona che specialmente in questo periodo di stress e preoccupazioni, non solo generale a livello mondiale, ma anche personale, individuale, ha tantissimi problemi a prendere sonno, io mi affido spesso e volentieri appunto a questa tipologia di prodotto. Lui fa il suo lavoro egregiamente. Io mi addormento benissimo le sere in cui lo utilizzo, veramente mi addormento col sorriso. Sarà perché ha un odore assolutamente paradisiaco, perché sa di lavanda, cioè proprio senti il mix degli oli e mi libera anche un po' il naso. Sto soffrendo di sinusite in questi giorni, per questo la mia voce è strana, ma davvero davvero perfetto. Quindi qualcuno mi aveva chiesto su Instagram se fosse meglio o peggio del balsamo notte di This Works. Questo mi piace molto di più perché l'odore degli oli è più persistente sulla pelle e lui costa anche meno di fronte ad un quantitativo di prodotto maggiore. Dunque, se siete indecisi su quale dei due comprare, personalissima opinione, quello di Momo e vincete tutto. Le ragazze di Momo poi molto gentilmente, insieme appunto al balsamo che aspettavo, mi hanno inviato il loro gel detergente mani senza risciacquo in un formato da 75 ml, però avendone già due aperti, lui ce l'ho ancora chiuso. Dunque vi potrò aggiornare sulla sua qualità solo quando l'avrò testato. Però sappiate che se avete bisogno di gel igienizzanti, ecco, in un formato un attimino più importante perché ne consumate a ettolitri, quello di Momo mi sembra avere una bella size. Continuiamo adesso con tre prodotti che mi sono stati offerti da Clarence tramite Octoly, ma che vi ho recensito su Instagram. Mi metto qui la foto se volete andarle a dare un'occhiata, ve la linkerò anche nell'info box del video. Però insomma mi faceva piacere parlarvene in questo haul perché ogni volta che mi arriva roba da Clarence io perdo un anno di vita per la gioia e per l'infarto che mi viene. Clarence ha lanciato questo kit di tre prodotti che fanno parte comunque della loro linea continuativa per prendersi cura delle mani, sia per combattere il freddo sia per combattere appunto l'uso intensivo di gel igienizzante. E all'interno del set si trovava il mio amore imperituro in una size incredibile, perché questa qui è la crema mani e unghie di Clarence in un formato da 100 ml. Sapete che la crema mani di Clarence è la mia preferita di sempre, sempre, l'ho comprata un sacco di volte nel corso degli anni e la adoro, è quella che funziona meglio sulle mie mani. Il rapporto veramente qualità-prezzo è incredibile, mi funziona benissimo anche sulle cuticole. Se ve la sentite di spendere un pochettino di più per la crema mani, appunto perché le avete particolarmente rovinate, quella di Clarence è un investimento che si ripaga da solo. Io la amo e avere il 100 ml qui con me mi rende più felice di quanto dovrebbe. Poi all'interno del kit c'era anche il Comfort Scrub in un formato da 50 ml. Questo è un prodotto interessantissimo perché è appunto un scrub meccanico che però nell'andarlo a massaggiare si trasforma in un olio. Ah, PS, ovviamente non vi ho spiegato come prendersi cura delle mani con questo kit, che poi in realtà è una cosa che io già faccio da sempre, perché io mi prendo grandissima cura delle mie mani, la facevo con i prodotti che avevo in casa. Allora, io una, due volte a settimana, tre se le ho particolarmente secche, vado a fare lo scrub alle mani. Appunto, questo è il prodotto che dovrebbe servire a questo scopo. Io devo dire che lo amo follemente ed è un problema perché costa una fucilata. Non lo sto usando sulle mani, l'ho provato per farvene la recensione su Instagram, ma me lo sto tenendo per il viso perché io ho una pelle estremamente sensibile e non ero mai riuscita a trovare sino a questo momento uno scrub meccanico che andasse bene con il mio tipo di pelle, cioè li ho sempre odiati, io faccio solo esfoliazione chimica. Questo, raga, è uno scrub abbastanza delicato
da andare d'accordo con la mia pelle sensibile, ma abbastanza efficace da andare d'accordo con la mia pelle grassa. È la perfezione. L'ho messo da parte e lo uso appunto solo in viso perché sono solo 50 ml, ma se anche voi siete stati alla ricerca sino a questo momento di uno scrub per il viso che andasse d'accordo con rosacea, sensibilità varie e tutto il resto, non guardate oltre perché quello di Clarence è la perfezione in terra, perché poi si trasforma in questo olietto, diventa uno spettacolo da massaggiare. I grani all'interno sono tanti, però non sono particolarmente grossi. Mi piace tantissimo. Per tornare appunto alla cura delle mani, mamma mia quanto siamo confusi in questa recensione, dopo aver fatto lo scrub si va a mettere la crema mani mescolandola ad un olio. Io lo faccio sempre, almeno una appunto due volte a settimana, alla mia crema mani, quella che io utilizzo, mescolo il mio olio notto, comunque il mio siero notte, e mi sveglio con delle mani che sono uno spettacolo. All'interno del kit si trovava lui, e lui è l'huile santal, pelli secche o soggette a rossori come per esempio la mia, di appunto Clarence, 100% estratto da piante in un formato da 30 ml. Io lui l'ho provato solo una volta sulle mani appunto mescolandola alla crema ed è stato uno spettacolo. Me lo conservo però per utilizzarlo sul viso perché è troppo bello. Non vi posso fare recensioni perché non l'ho ancora usato. Sono agli ultimi sgoccioli del mio Midnight Recovery Oil di Kiehl's e appena finirà quello tirerò fuori lui. Posso solo dirvi che ha l'odore migliore che abbia mai sentito in un prodotto di skincare. È buonissimo e anche lui costa una fucilata, quindi spero che alla fine mi piaccia, ma non più di tanto perché doverlo ricomprare sarà una brutta botta. Io intanto ringrazio tantissimo Clarence per avermi creato dei nuovi bisogni costosi ma assolutamente efficaci, assolutamente bellissimi. Concludiamo la sezione prodotti ricevuti da aziende con Geldis. A parte il fatto che mi piace veramente tanto come brand, o comunque come immagine, ecco, del brand, ma mi sono completamente innamorata del loro ufficio stampa, cioè è gentilissimo, ho ricevuto alcuni dei messaggi più simpatici e belli di sempre chiacchierando con loro. Geldis fa il filo interdentale, ma un filo interdentale molto speciale. Qui ho quello aperto che è quello che io in utilizzo, me ne avevano inviati 4 pacchetti, uno l'ho regalato a mia madre e questi due sono quelli che ho ancora chiusi. C'è il filo interdentale al gusto menta, trattamento al fluoro e il gusto lime e bergamotto. Quello che utilizzo al momento è il gusto lime e bergamotto e, raga, è uno spettacolo da utilizzare. Ok che è la cosa più extra del mondo avere il filo interdentale al lime e bergamotto, ma ammetto di utilizzare molto 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 più volentieri il filo interdentale adesso che sto usando lui rispetto a prima. E, cioè, è proprio semplice, arrivo in quelle serate in cui uso il filo interdentale e sono felice perché so che ha un sapore straordinario e poi mi piace proprio il concept. Sono dei prodotti made in Italy, vi lascio il loro sito nell'info box. Io li ringrazio veramente tanto per avermi più che altro fatto scoprire una cosa così divertente, un pochettino più frizzante, un take diverso, ecco, su un prodotto che bene o male utilizziamo tutti. Cioè, ma poi guardate che carina la grafica del pack. Mi piace veramente, veramente tanto. Continuiamo con 3 prodotti che ho acquistato io. E il primo è lui. Approfittando degli sconti del Black Friday, mi sono ricomprata su Douglas Twilly d'Hermès in un formato da 30 ml, perché ovviamente quello ci possiamo permettere. Ora vi leggo le note. Twilly è una fragranza del gruppo floreale da donna ed è stato lanciato sul mercato nel 2017, anno in cui io fra l'altro l'ho comprato per la prima volta, io l'ho preso appena uscito. Le note di testa sono zenzero, che amo, arancio amaro e bergamotto. Le note di cuore sono tuberosa, fiori d'arancio e gelsomino, che amo. Le note di base sono sandalo, amo amo amo, e vaniglia, super mega amo. Questo profumo è qui perché la boccetta che avevo precedentemente è finita. Lui è un profumo che utilizzo in maniera così consistente, che utilizzo con tanta gioia veramente e allegria, che non può mancare nella mia vita, molto semplicemente. Tra l'altro dalla vecchia boccetta ho staccato il ribbon, il Twilly, poi d'Hermès, dal quale appunto la fragranza prende il nome, e me la sono messa al braccio e ce l'ho come braccialetto, così posso dire che avevo un braccialetto di Hermès, anche se un po' strecciare la realtà. Non sarò qui a dirvi quanto io sia affezionata a questo profumo, cosa sia per me è il profumo della festa, è il profumo che utilizzo quando so che mi divertirò con i miei amici ed è legato
guardate, ad un triliardo di ricordi meravigliosi, a una persistenza che è fuori da questo mondo, perché finché io non mi faccio una doccia, Twilly mi rimane addosso. È un grandissimo investimento. Io vi rimando magari al mio video sulla collezione di profumi che vi linko nelle schede nell'info box se volete sentirmene parlare più a lungo, ma sono certa che tantissimi di voi mi hanno già sentita blaterare del mio amore per Twilly e sanno già di cosa stiamo parlando. È il profumo della mia vita ed è con me da 3 anni e lo sarà ancora chissà per quanto tempo, almeno spero. Le altre due cose che ho acquistato le ho prese su Amazon e mi sono ricomprata la mia maschera viso low cost preferita di tutti i tempi, che è l'argilla pura maschera energizzante di L'Oreal. Questa qua è quella che uniforma e illumina l'argilla gialla ed è in un formato da 50 ml. Ne abbiamo parlato per anni di sta maschera, quindi mi sento veramente ridicola nel recensirvela. Ancora, io la prendo su Amazon perché quella gialla non la trovo mai da nessuna parte, ve la linkerò ovviamente ad Amazon nell'info box. È una maschera leggermente scrubante all'argilla che io trovo illumini veramente tanto il mio viso. Io trovo che lei faccia esattamente quello che promette, mi dura un sacco di utilizzi, va tenuta in posa solo per 10 minuti. Io tendo a metterla quando magari so che uscirò struccata e quindi voglio che il mio viso struccato sia al suo meglio, perché proprio mi dà luce, a parte che essendo all'argilla comunque è purificante, mi fa sentire bene, non mi secca la pelle assolutamente, non è aggressiva. Nei confronti della mia rosacea, io la utilizzo da anni, ma tutte le maschere di stallina di L'Oreal le ho provate, cioè le ho provate veramente tutte e lei per me è il fiore all'occhiello della collezione. E poi ho acquistato un prodotto che non ho ancora avuto modo di provare, dunque ve lo mostro e basta, che è un set di pannetti scrubanti per il corpo. Io questi qui li ho visti da The Glow Tail, che seguo su Instagram e che vi raccomando tantissimo di seguire su Instagram, perché oltre ad essere una persona deliziosa e anche una persona che parla di skincare in maniera veramente molto competente, e appunto lei aveva provato loro e ci si era trovata bene. Questo qui è un set da 4 che costa pochissimo, tipo 7 euro, ma comunque anche loro verranno linkati nell'info box. Voi ve li mettete, vi scrubbate il corpo sotto la doccia ed è finita lì. Io ho quasi finito il mio scrub corpo, motivo per il quale appunto mi ritrovavo nella necessità di sostituirlo. Ero curiosissima all'idea di avere un pannetto e non un effettivo prodotto, perché così spreco molto meno. Il pannetto dovrebbe durare molto più a lungo rispetto al prodotto in sé, ne ho 4. Posso lavarli e utilizzarli sino a che veramente non cadranno a pezzi. Mi sembrava una scelta un pochettino più ecosostenibile, ecco, rispetto allo scrub corpo da tenere in doccia e da dover sostituire ogni quanto 3 mesi più o meno. Però appunto non li ho ancora provati, vi potrò dare un feedback solo in futuro. Concludiamo adesso con quella che è sempre l'ultima sezione dei miei beauty haul, ovvero quella dedicata a Look Fantastic. Per chi non lo sapesse, io ho un codice referente con il sito, che comunque troverete nell'info box del video e in ogni caso valeria-rv0. Ci tenevo tra l'altro a dirvi che le regole del mio codice referente sono cambiate. Prima avevate sul vostro primo ordine minimo di 30 euro uno sconto di 10 euro e io ricevevo 10 euro da spendere sulla piattaforma, mentre adesso sul vostro primo ordine da 50 euro voi avete 15 euro di risparmio e io continuo a ricevere 10 euro da spendere sulla piattaforma. È un codice che non va inserito nel carrello, ma al momento della registrazione al sito, dunque se siete nuovi clienti. Io ci tengo tantissimo a ringraziare tutti coloro che hanno usato il mio codice e mi hanno permesso di prendere tramite i buoni i prodotti dei quali staremo per parlare oggi, e ringrazio anche tantissimo coloro che lo useranno dopo averlo scoperto tramite questo video. Ovviamente i prodotti che vi sto per mostrare sono frutto di mesi e mesi di buoni, non li ho presi tutti insieme. Iniziamo con un pennello che sarebbe dovuto essere nello scorso beauty haul. Se ve lo siete perso, ve lo linko nelle schede nell'info box. L'avevo già ricevuto, mi sono dimenticata di inserirlo. E lui è il 221 Luxe of Crease di Zoeva. È un pennello da sfumatura per l'ombretto ed è anche il mio pennello da sfumatura preferito. Questo è il secondo che mi compro. Il primo l'ho acquistato l'anno scorso, poi è arrivata Zoeva su Look Fantastic e ho deciso di approfittarne e prenderne un altro, perché davvero una volta che scopri il Luxe of Crease non riesci a tornare indietro. Quelli di Zoeva sono dei pennelli secondo me estremamente economici, soprattutto per quella che è la qualità, perché lui viene circa 10 euro, ma
Davvero, come mi sfuma il 221 di Zoeva, l'ombretto non lo fa nessuno. Ragazzi, secondo me anche a prova di principiante. Poi morbidissimi, ovviamente si tratta di un pennello sintetico, lui l'ho già lavato 50 triliardi di volte e continua ad essere morbido e continua ad avere la sua forma, ma anche quello che ho acquistato un anno fa è ancora nelle stesse identiche condizioni nelle quali l'ho comprato. Veramente per me i pennelli Zoeva sono consigliati a tutto tondo perché ne ho anche altri del brand, ma il 221 mi ha rubato davvero il cuore. Sono arrivata ad averne due. Poi, per concludere la sfera make-up, ho preso un nuovo fondotinta che poi è quello che addosso in questo momento ed è il Natural Radiance Longwear Foundation di NARS nella colorazione Deauville. Se volete vedere mentre lo applico, vi linko l'ultimo Get Ready With Me che è uscito nelle schede nell'info box. È un fondotinta dalla buona coprenza, devo dire, medio-alta, non è full coverage assolutamente. Purtroppo non posso dire quanto sia long wear nel corso del tempo, perché ovviamente essendo stati chiusi in casa, io mi trucco solo per girare video, dunque dopo un'ora, due, mi strucco. Dopo quell'ora, due, sono perfetta, cioè il fondotinta è nelle stesse identiche condizioni di quando l'ho applicato. Devo poter uscire, testarlo per svariate ore per potervi parlare di effettiva qualità. Quello che mi piace tantissimo di questo fondotinta, però, non solo è la shade range, perché veramente c'è un sacco di colori e secondo me Deauville è praticamente perfetto, ma mi piace tanto il fatto che tra i fondotinta dalla media coprenza in su che ho mai provato, questo è indubbiamente quello che appare più naturale. Ovviamente, se voi utilizzate un qualsiasi tipo di prodotto per la base, raga, si vede che avete addosso un fondotinta. A me non dispiace perché sono abituata, non mi interessa che si capisca che sono truccata, però devo dire che più cresco, più vorrei ottenere una coprenza decente avvicinandomi quanto più possibile all'effetto naturale e lui ci riesce da Dio, sono veramente estremamente soddisfatta del mio acquisto. Ho poi due prodotti per capelli, uno già in uso, uno no. Quindi questo ve lo presento e basta perché ancora non ho avuto modo di provarlo. Ed è l'Oil Balancing Conditioner di Sukin in un formato da 500 ml. È un balsamo pensato per capelli grassi che all'interno ha olio di jojoba, aloe vera ed estratto di moringa. Non ho manco sentito l'odore. Sa di purificante. Non sono certa che sto dicendo questa cosa e voi mi state capendo, ma in realtà non ha senso. Allora, io nel 2020 ho trovato il balsamo della vita, il migliore di sempre, lo troverete nel prossimo video dei prodotti finiti, ma l'ho finito e l'ho trovato sold out su tutti i siti dove mi conveniva acquistarlo. Quindi ho detto, vabbè, proviamone un altro. Sukin è un brand australiano low cost che io ho trovato sempre, 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 sempre consigliato nei video sullo zero waste. Vi farò sapere, visto e considerato anche che io metto il balsamo, nonostante i miei capelli super grassi, fini e senza volume, anche sulle radici, vedremo come si comporterà. Io comunque sto piangendo per aver finito il mio balsamo della vita. Mi devo riprendere da questa cosa. Il prodotto per capelli che ho in utilizzo invece è uno shampoo secco e questo qui è il Refresh and Full Biotin and Collagen di OGX in un formato da 165 ml. Lui è lo shampoo secco della vita per quel che mi riguarda, perché ne abbiamo parlato anche nell'ultimo video dei prodotti finiti dove vi ho mostrato lo shampoo secco che avevo finito e che questo è andato a sostituire. Ve lo linko nelle schede nell'info box. Io appunto ho un capello grassissimo. Per riuscire a non far ingrassare ancora di più il capello, chi ha i capelli grassi dovrebbe lavarli il meno possibile. Io mi so regolare con i miei impegni sociali e mondani, in questo senso. Ultimamente non ho avuto questo problema, ma cioè, prima sapevo regolarmi, incastrare gli impegni con i giorni in cui avevo i capelli puliti. Però può sempre capitare quella volta in cui devi uscire di casa senza averla programmato, hai i capelli super sporchi, non riesci a farti la doccia. Io uno shampoo secco in casa ce l'ho sempre. Io non sono il tipo di persona che usa lo shampoo secco come prodotto di styling per avere volume. Dunque, se cercate uno shampoo secco che vi dia volume, grip, ecco, come prodotto di styling, da lui state alla larga. Se cercate uno shampoo secco che vi pulisca il capello, nel senso che dia l'impressione che voi i capelli vi siete lavati quel giorno, lui è la vita. Io nei momenti in cui lo uso, vi giuro che mi guardo allo specchio e mi chiedo se veramente quel giorno non ho fatto la doccia, non mi sono lavata i capelli e semplicemente me ne sono dimenticata. È fantasmagorico in questo senso. Per carità, il giorno dopo i capelli sono zozzi comunque, però per la serata, per la giornata, per le ore successive col suo utilizzo, un effetto straordinario.
quando finisce lui, mi riaccatto lui, perché ho trovato lo shampoo secco della vita, non costa tanto, è bianco, ma ovviamente io poi vado a pettinare i capelli, vado a distribuirlo, non rimane assolutamente residuo di colore, davvero ottimo. Mi ero dimenticata di avere un terzo prodotto per capelli, questo è stato un grosso regalo, un grosso investimento più che altro, perché avevo i buoni per prenderlo, una roba che volevo da una vita. sto parlando del turbante di Aquis. Io l'ho preso nel colore rosso perché era in leggero sconto. Che cos'è? È un turbante in microfibra per capelli, per cui voi uscite dalla doccia e vi mettete i capelli bagnati qua dentro, fate un po' di giri e poi andate a chiudere il turbante in questo modo e a tenere i capelli all'interno della microfibra sino a che non andate ad asciugarli col phon. È una cosa che io ho sempre fatto perché io, col fatto che perdo anche tanti capelli, che li ho fino a tutti i problemi di sto mondo, io ho sempre usato asciugamani in microfibra, li tenevo in posa il più a lungo possibile in modo da usare meno il phon. Però gli asciugamani in microfibra presi alla Decathlon, raga, 10 anni fa, quando mi sono trasferita all'università, figuriamoci, erano un po' scomodi perché sono degli asciugamani per il corpo che tu ti metti, cadono, sono pesanti, stringono magari troppo il capello, lo tirano e tutto il resto. Questo brand è utilizzato da tutte le influencer che io seguo, tutte. Quindi l'ho sempre visto e pensato, oddio sì, ti prego, anch'io lo voglio. L'ho preso e costa parecchio per quello che è, ha un prezzo esorbitante di per sé. Per essere un turbante in microfibra per capelli è costoso. E posso dirvi che lo sto usando tipo da un mesetto, tutte le volte ovviamente che faccio la doccia. Funziona? Sì, funziona. Cioè, è egregiamente proprio, mi toglie praticamente l'80% di bagnato dal capello. Io con questa lunghezza, dopo averlo tenuto in posa per un po', cioè il tempo di mettere la crema corpo, lavarmi i denti, rivestirmi e tutto il resto, io mi asciugo i capelli col phon per tipo 5 minuti prima di averli asciutti. Ottimo. Il fatto che abbia il bottone, tutta questa cosina qui appunto per attorcigliarlo e metterlo, lo rende comodissimo. Io potrei stare tutta la giornata con questo in posa, non si sente proprio, i capelli li tiene fermi, è fantastico. Si lava bene? Sì. Ma vale comunque i soldi che costa? Non lo so. Io vi dico questo, se avete il budget, nel senso se siete persone che hanno soldi da spendere in queste cose, prendetelo perché è veramente fantastico. È fantastico, cioè poter usare così poco il fono è stupendo. Se non avete il budget, vi linko nell'info box ad Amazon delle alternative economiche, perché una mia amica si è comprata un set da 3 di questi e no brand Aquis, li ha pagati molto meno di quanto io ho pagato sta affare. Dunque chiedo a lei appunto quali ha comprato e ve li linko nell'info box. Però devo dire che sono felicissima di averlo perché funziona da Dio, mi aiuta in una questione pratica, ecco, della mia esistenza. Il colore è bello, vediamo quanto durerà nel tempo, perché se sta affare qui mi dura 20 anni, ovviamente valsa la pena spendere 3 buoni per comprarlo. Se fra 6 mesi lo devo buttare perché l'elastico si è distrutto in lavatrice, allora Aquis mi sentirà. Concludiamo questo haul con 2 prodotti che ancora non ho provato, che entreranno nella mia routine fra pochissimo tempo di finire quelli che sto utilizzando e dunque ve li posso mostrare e basta. E ho preso, ero molto curiosa nei confronti di questo prodotto, il Calming Cleansing Oil Revolution in un formato da 140 ml. Sapete che io ovviamente utilizzando il mascara waterproof e non volendo utilizzare strumenti, nel senso dischetti eccetera, per struccarmi, ma volendo utilizzare solo le mani, io utilizzo solo burri struccanti o oli struccanti, e di norma io utilizzo oli struccanti che hanno un certo prezzo, comunque sempre sulla ventina d'euro ci teniamo. Volevo da una vita provare uno struccante in olio low cost, principalmente per vedere se ne vale la pena, per parlarne con voi. Lui costa 9 euro, vedremo come andrà. In ogni caso trovate Revolution Beauty su Look Fantastic e lui c'è. La cosa però che ci tengo a dire, tanti complimenti a Revolution per il pack in vetro, perché io utilizzo Kiehl's, Nuxe, Caudalie, ecco, per lo struccante, e hanno tutti i pack in plastica, questo almeno è in vetro. E costa meno della metà di quelli. E poi, in ultimo, tra pochissimo dovrò sostituire il mio tonico della sera e ho deciso di prendere lui. E lui è lo Zero Oil di Origins ed è il Pore Purifying Toner with Soap Palmetto and Mint in un formato da 150 ml. Io non uso mai tonici high-end, io uso sempre tonici low-cost perché è uno step della skincare che, diciamo, non mi ha mai presa, ecco, particolarmente. Lui è costato una fucilata,
17 euro per 150 ml di prodotto, ha un odore fantasmagorico perché sa di menta. L'ho preso perché adoro Origins come brand, ho provato tantissime loro referenze negli anni e mi sono trovata bene con praticamente il 99,9% dei prodotti. Volevo dargli una chance e soprattutto volevo vedere se usando tonici di un'altra fascia di prezzo io vedo risultati diversi, o se posso tranquillamente continuare a comprare i low cost. Vittorio, questo video è finito, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti tutto quello che vi va, io vi mando un grosso, grossissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima.